thank yeah. you Bari sparatoria nel rione San Paolo, arrestato dalla polizia, il cognato del 36enne ferito ieri. Zona traffico limitato nel centro storico di Andria, si parte il primo ottobre, tutti i giorni dalle 20 alle 6. Castel dei Mondi di Andria nella sesta giornata del festival, incontri a letto tra spettatori ed attori e storie di antimafia, Biceglie brinda Brindala Vittoria, ok nel turno infrasettimanale di C, anche la Virtus Franca, Villa perdono Monopoli e Potenza. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Telesveva in apertura. La cronaca arrestato dopo un lungo interrogatorio, il presunto autore dell'agguato di ieri mattina a Bari all'interno del quartiere San Paolo, l'uomo fermato e il cognato del 36enne rimasto ferito e ricoverato in gravi condizioni dopo aver subito un lungo intervento chirurgico. La polizia ha arrestato il presunto responsabile del ferimento avvenuto ieri mattina al quartiere San Paolo di Bari, nel quale è rimasto gravemente colpito il 36enne Antonio Marzocca. In carcere con le accuse di tentato omicidio aggravato e detenzione illegale di arma clandestina da fuoco è finito il 37enne Biagio Piscotti, cognato della vittima, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga che ha confessato dopo un lungo interrogatorio la sparatoria avvenuta durante un violento. Vicino alla casa di Marzocca, il ferito ricoverato in codice rosso all'ospedale San Paolo è stato sottoposto a intervento chirurgico. Dalle indagini della polizia coordinate dal PM Domenico Minardi è emerso che già la sera prima dell'aggressione c'era stata un'accesa lite, poi sedata dalle forze dell'ordine. Ieri mattina, poi Piscotti sarebbe intervenuto in soccorso della sorella, moglie di Marzocca, che sarebbe stata aggredita verbalmente e fisicamente dal marito. Ad Altamura è sequestrata un'area di circa 2000 metri quadri adibita non solo ad autosoccorso ma anche alla gestione illecita di rifiuti provenienti dallo smontaggio e demolizione degli autoveicoli fuori uso. Durante una mirata attività di controlli in materia di rifiuti, i carabinieri del reparto Parco Nazionale dell'Altamurgia di Altamura hanno portato a termine un'attività ispettiva presso il deposito di una ditta individuale, abilitata al soccorso stradale e al deposito giudiziario dei mezzi. I controlli hanno permesso di accertare che oltre alla predetta attività di autosoccorso, risultata conforme alle autorizzazioni in possesso, ne veniva svolta una collaterale di gestione di rifiuti provenienti dallo smontaggio e demolizioni degli autoveicoli fuori uso. I contestuali accertamenti documentali hanno permesso di verificare che per tale attività non erano stati rilasciati i prescritti titoli abilitativi previsti dalla specifica normativa in materia di rifiuti. Dai sopralluoghi effettuati dai militari all'interno del deposito è emersa la presenza di numerose parti d'auto smontate e ordinatamente accatastate e pronte alla vendita, come anche componenti meccaniche, elettriche ed accessori degli autoveicoli, nonché di una piccola officina con attrezzi idoni alle operazioni di smontaggio. Accertata quindi la gestione illecita di rifiuti provenienti dalla demolizione, recupero e smaltimento di autoveicoli, un'area di circa 2000 metri quadri è stata sottoposta a sequestro preventivo e un soggetto in qualità di esecutore materiale residente d'Altamura è stato deferito all'autorità giudiziaria di Bari. Dovranno rispondere di rapina, estorsione e violenza privata ai danni di un imprenditore due esponenti di spicco del clan Di Tommaso di Cerignola, arrestati questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Foggia. Presero di mira un imprenditore cerignolano prima sottraendogli la macchina con l'uso della violenza poi minacciandolo in più occasioni arrivando anche a puntargli contro una pistola. Sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Foggia Stefano Di Tommaso, 49 anni e suo nipote Carlo Rubbio, 28 anni rispettivamente capo ed elemento di spicco del clan Di Tommaso accusati dei reati di rapina, estorsione, riciclaggio e violenza privata tutti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale Antimafia di Bari scaturirono nel dicembre del 2015 dalla rapina ai danni di un imprenditore a cui venne sottratta con violenza un'autovettura di ingente valore. La vittima venne anche sequestrata, ma riuscì a fuggire lanciandosi dall'auto nella quale era stato costretto ad entrare da un gruppo di malviventi armati. In quei frangenti l'imprenditore riuscì a riconoscere il volto di Carlo Rubbio, entrato poco prima in un esercizio commerciale per studiare gli spostamenti del suo obiettivo. Nei mesi successivi l'imprenditore venne avvicinato da Stefano Di Tommaso, il quale in compagnia di altre persone lo minacciò cercando di convincerlo ad assumere presso la propria azienda un suo amico che stava per uscire dal carcere. Di fronte al temporeggiare della vittima, nel mese di giugno 2016, Di Tommaso ed un'altra persona si recarono in un salone di bellezza dove, davanti a numerose persone, a volto scoperto minacciarono l'imprenditore puntandogli contro una pistola. La Didia Di Bari ha contestato agli indagati l'aggravante dell'aver agito col metodo mafioso. Di Tommaso Infatti è riconosciuto a capo dell'omonimo clan, già condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito del processo Halloween. Le indagini delle forze dell'ordine si sono rivelate più difficoltose del previsto a causa dell'omertà di molti testimoni, alcuni dei quali ora dovranno rispondere di favoreggiamento personale aggravato. Cambiamo argomento, è ormai alle porte l'avvio della zona traffico limitato nel centro storico di Andria. Si parte il primo ottobre per 30 giorni di preesercizio e sperimentazione, mentre dal primo novembre la ZTL sarà effettiva. I dettagli di una conferenza stampa tenutasi questa mattina. Si parte dal 1 ottobre tutti i giorni, dalle ore 20 alle ore 6 per la zona, traffico limitato nel centro storico di Andria. Cinque varchi saranno subito attivi, mentre altri due, è stato annunciato in conferenza stampa questa mattina, cioè quelli di via Mura San Francesco e via Carafa, arriveranno nei prossimi mesi come da progetto già approvato dal Ministero. 800 nuclei familiari censiti e 250 auto che avranno la possibilità di transitare all'interno del centro storico andriese, dove saranno eliminati completamente i parcometri e dove sarà necessario. Lasciare completamente l'area a partire proprio dalle 20. Migliore qualità della vita per i residenti è stato ribadito, ma anche migliore fruizione di uno dei centri storici più grandi e belli della Puglia. La ZTL servirà senz'altro ad alleggerire il lavoro degli agenti di polizia municipale a regolamentare il flusso veicolare in entrata e in uscita dal centro storico in modo tale da dare anche con i sistemi di innovazione tecnologica una modernizzazione rispetto ad una situazione che chiaramente, con comporterà un ulteriore beneficio. È limitata temporalmente, io l'avrei voluta H24, lo dico espressamente perché sono convinto che le modifiche di vita quotidiana devono essere fatte radicalmente, siamo andati incontro alle esigenze dei residenti e delle attività commerciali e su questo faremo una sperimentazione come orario, ma l'obiettivo è quello di fare l'H24 perché è giusto che il centro storico, che è uno dei più belli della regione Puglia, possa vivere in modo tranquillo, sereno e con una dinamicità anche commerciale indipendentemente dal flusso dei veicoli. Durante la conferenza stampa di presentazione di questa mattina è stato ribadito come vi saranno 30 giorni di sperimentazione pratica della ZTL e dal 1 novembre sarà effettiva al 100%. Potranno esserci eventuali modifiche al regolamento, mentre si sta pensando di eliminare definitivamente i pass pensati inizialmente, poiché inutili in quanto il sistema riconosce direttamente le targhe delle vetture già censite dagli uffici preposti della polizia locale. I residenti o coloro i quali ne avranno diritto potranno accedere da qualsiasi varco attivo nel centro storico, mentre per farmacie, bed and breakfast ed altre attività vi saranno dei pass temporanei con comunicazione diretta allo sportello dedicato, diverse unità di polizia locale in più per strada, mentre tramite sms nelle prossime ore saranno avvisati tutti i residenti censiti ed aventi diritto allo studio anche la possibilità di estendere già all'intera giornata della domenica la zona a traffico limitato per permettere una migliore fruizione degli spazi anche agli esercenti commerciali. Durante la fase di preesercizio o eh, di fronte ad un cambio di residenza di un cittadino nel centro storico ci sarà uno sportello apposito eh, che abbiamo creato nella polizia locale dove si potranno aggiornare dati, si potranno aggiornare targhe tutto quanto sarà necessario per mettere in regime il sistema. Stiamo pensando anche eh, di allargare eh, la, la ZTL anche alla domenica, perché il contesto della ZTL non va inquadrato solo come eh, diciamo una cosa a sé stante da altre progettualità, perché la ZTL per esempio si inserisce anche nella nuova disciplina dei Deors, nel senso che quando sarà in funzione la ZTL, cioè la sera, gli esercizi potranno, nella piazza di, in piazza Catuma, mettere tavolini e sedie. Quindi immaginiamo una piazza arredata, frequentata, con un look totalmente nuovo, che diventa funzionale all'entrata in funzione della ZTL. Andiamo a Biceglie dove la Universo Salute, Opera Donuva e l'Università di Bari hanno siglato un accordo di collaborazione in campo sanitario e scientifico. L'intesa favorirà la realizzazione di attività di studio, formazione e ricerca. Promuovere un concetto di assistenza che guardi all'ammalato come soggetto di cui prendersi cura nella sua globalità. È il fine principale di un accordo siglato tra l'Universo Salute Opera Donuva di Bisceglie e l'Università degli Studi di Bari, adesso fianco a fianco, in una serie di progetti e servizi in ambito scientifico e sanitario. L'intesa è stata siglata nel corso di una conferenza stampa di presentazione che ha sancito una nuova collaborazione che favorirà la programmazione e la realizzazione di attività di formazione, studio e ricerca su temi di interesse comune. Un ente che è stato ormai definito come, come il, la cittadella della carità, operando sempre nel solco di Donuva come solidarietà, come portatori e relatori di questa relazione di aiuto, ma con un supporto scientifico e tecnico che aumenti chiaramente la capacità e la possibilità di dare risposte agli utenti. In questo consiste l'accordo per la didattica, per la ricerca, per la cultura e per la crescita e la prosperità di questo ente che ha visto tempi bui e che adesso rinasce a un anno di distanza dal, gruppo, dal sentimento del gruppo Universo Saluta. L'Università di Bari fornirà il supporto scientifico per l'organizzazione di seminari, incontri ed attività formative, occupandosi anche della progettazione e dell'elaborazione di percorsi formativi, studi e ricerche legati al tema della salute. Una collaborazione che crediamo possa essere proficua per entrambe le istituzioni che ha ad oggetto la formazione, la ricerca, la terza missione. L Università di Bari e Universo Salute svilupperanno insieme sinergie che crediamo saranno proficue, sia attraverso la ricerca, perché Universo Salute è, innanzitutto, un luogo. Anche di sperimentazione e di studio, prima ancora che di assistenza e di sostegno alle diverse patologie che qui vengono trattate. E quindi i colleghi delle varie scientifiche che si occupano in particolare di neuroscienze saranno accanto a Universo Salute in questa fase di forte rilancio. Da parte sua, la società garantirà invece il supporto all'organizzazione e alla gestione di convegni e corsi di formazione, mettendo a disposizione i propri spazi. Saranno inoltre erogate borse di studio in favore degli studenti più meritevoli. Tutto questo nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi offerti ai cittadini ad un anno esatto dall'inizio delle attività della Universo Salute. Potevamo festeggiare meglio questo, questo primo anno di attività di Universo Salute Opera Donua, se non con un accordo di collaborazione, per noi è un onore collaborare con l'Università degli Studi di Bari, vogliamo continuare nell'opera che stiamo svolgendo, cioè vogliamo migliorare la qualità dell'assistenza che noi diamo e soprattutto un efficientamento del sistema. Stiamo lavorando in tal senso e questo ci fa enormemente piacere, questo assegno di credibilità che il professor Uricchio, il magnifico rettore a nome dell'Università, ha voluto darci. Cambiamo ancora argomento, è stata l'anteprima nazionale dello spettacolo L'ultima Cena ad aprire la quinta giornata del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Dal palco di Palazzo Ducale l'attore e regista Riccardo Lanzarone ha portato in scena la storia di un torero condannato a morte che vive le ultime ore che lo separano dal suo destino. Si è aperta con un'anteprima nazionale la quinta giornata del Festival di Teatro Castel dei Mondi di Andria. Nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale è andato in scena ieri sera lo spettacolo L'ultima Cena, scritto e diretto da Riccardo Lanzarone, sul palco assieme all'attrice Chiara Moscato. Si tratta del secondo capitolo della trilogia dell'attesa, cominciata con il fortunato Codice Nero, con il protagonista, questa volta nei panni di un torero, condannato a morte, che trascorre le ultime ore che lo separano dalla fine di tutto. Un prigioniero nella sua prigione, accusato di un reato di cui non ci sono prove, costretto a sottoporsi ad una specie di quiz televisivo alla chi vuole essere milionario, con domande a risposta multipla, dal cui esito dipende un'esecuzione più o meno dolorosa. Un circo degli orrori ambientato in un futuro non troppo lontano. Da questo, dove il condannato è costretto a fare i conti con se stesso e con i suoi scheletri nell'armadio, nell'attesa che si compia il suo destino. L'ultima cena è ehm, l'ultimo desiderio che un condannato a morte può esprimere prima dell'esecuzione finale, no? Poi da qui è successo un, una bella cosa, nel senso che la scrittura mi ha portato a indagare la figura del Torero, perché è un killer giustificato il Torero. Noi paghiamo per andare a vedere uno che uccide. E poi giudichiamo anche l'esecuzione. Come ha ucciso questa volta? Ed è una cosa assurda, se ci pensiamo, no? e Da qui ho detto sì, ok, ma qual è il reato ha commesso questo, questo personaggio? E quindi qua si è aperto il capitolo forse un po' più cupo dello spettacolo che è quello della pedofilia, perché questo personaggio è indagato, è accusato di aver abusato la figlia. Tutto questo però è trasportato in un futuro, non troppo lontano da noi, nel 2027, perché un'altra cosa sulla quale mi sono interrogato è che la gente non ha più fiducia nella giustizia pubblica. Tutti stanno iniziando a farsi giustizia privatamente, no? da soli. E, avendo visto molto Black Mirror, questa serie meravigliosa che esaspera alcuni aspetti della tecnologia e, e li fa diventare veramente crudeli, e, ho cercato di trarre ispirazione da quella cosa lì e ho eh, trasportato tutto in un carcere privato nel 2027, dove gli faranno un sacco di prove, tipo da quiz televisivo, semplicemente per fargli dire che lui è colpevole. Un graditissimo ritorno, quello di Riccardo Lanzarone al Festival Castel dei Monni di Andria, che considero ormai un po' come la sua seconda casa. È la prima volta che vengo con un mio spettacolo vero e proprio, ero già stato due volte con la mia vecchia compagnia, È la prima volta nel 2010, addirittura con una produzione del teatro pubblico pugliese. E quindi avevo voglia di tornare qua, anche perché io in parte sono stato cittadino andriese e ho vissuto non solo il festival, ma l'attesa del festival. Festival, quindi, so che cosa vuol dire questa settimana, questi dieci giorni per la, per la città. Tre gli spettacoli presentati oggi in occasione del Festival Castel dei Mondi di Andria. Vediamoli nel prossimo servizio. Un omaggio a Luigi Pirandello, partito dall'analisi del testo di un vero e proprio capolavoro della letteratura italiana, ma non solo. Sei personaggi in cerca d'autore, che è anche il titolo del progetto curato dall'attore andriese Michele Sinisi e che ha dato il buongiorno a questa sesta giornata del Festival Castel dei Mondi. Si tratta della restituzione di uno studio condotto durante un laboratorio teatrale diretto dallo stesso Sinisi, che ha richiamato ad Andria una trentina di attori provenienti da tutta Italia. Dopo il debutto di ieri sera, è stata sempre l'officina San Domenico ad ospitare stamattina la replica di questo lavoro in un mattiné per le scuole che ha visto come diretti protagonisti gli studenti di alcuni istituti superiori della città. Quando il Pirandello come posso dire, affronta sul palco l'arrivo dei sei personaggi, ecco, la, la cosa bella è proprio come posso dire, eh, confrontarsi con, col senso di quell'arrivo, di quell'altro che appunto arriva a rompere quella monoliticità della scena, tanto quanto a, rispecchiando l'umanità in quel periodo storico, tanto quanto oggi mi piacerebbe, la, la monoliticità, quello che noi ci aspettiamo di saper già di noi stessi e dell'incontro con gli altri. Quindi se i personaggi che arrivano è proprio una, una rottura, è una, un cambio di prospettiva totale, che non deve spaventarci ma in realtà è una, forse una grande risorsa. Un esperimento didattico oltre che artistico di grande stimolo per i ragazzi. Avere l'esperienza diretta di quella che è la rappresentazione di una mentalità, di una visione del mondo dell'autore. Poi Pirandello è quello che è, è uno dei più grandi del Novecento, quindi ha influenzato le attività teatrali, le produzioni teatrali del Novecento. E poi la sua visione del mondo, unica dal punto di vista esistenziale, importantissima, non può che colpire i ragazzi e farli riflettere. C'è il problema dell'identità. La giornata del festival proseguirà con altri due appuntamenti. Il primo alle 19:30 nel cuore del centro storico, Piazza Catuma, che ospiterà la performance di Todo lo che sta a Milano, lavoro del drammaturgo argentino Fernando Rubrio, mostrato dal 2012 ad oggi in tre continenti ed in più di 30 città. In serata sarà la volta di storie di antimafia, spettacolo presentato dall'associazione teatrale I Seri Omici, tratto da un testo del compianto giornalista andriese Michele Palumbo. Così come Andriesi, sono i tre attori sul palco che porteranno in scena la storia della mafia attraverso le vite di alcuni personaggi che l'hanno combattuta, accomunati tutti, purtroppo, dallo stesso tragico destino. Appuntamento alle 21.30 a Palazzo Ducale. È stata presentata a Barletta la sesta edizione di Eraclio d'oro, il concorso che vedrà sfidarsi ai fornelli cuochi e pasticceri professionisti provenienti da ogni parte d'Italia. La disfida questa volta si svolgerà ai fornelli e coinvolgerà non agguerriti cavalieri ma cuochi e pasticceri professionisti provenienti da ogni parte d'Italia. Sono già caldi i motori della nuova edizione del concorso Eraclio d'oro in programma il 23 ottobre nella sala ricevimenti Lo Smeraldo di Canusa di Puglia. L'Associazione Cuochi e Pasticceri della provincia Batta ha presentato a Barletta le novità inserite nel sesto appuntamento di questa competizione. I concorrenti, che avranno tempo sino al 30 settembre per iscriversi alla gara si misureranno compietanze a base di prodotti tipici pugliesi ed ancorati ai sapori tradizionali della stagione autunnale. Per la sezione cucina calda i piatti potranno essere caratterizzati dall'uso di erbe spontanee dell'alta murgia mentre frutti e colori della vendemmia arricchiranno le sezioni pasticceria e cake design. La degustazione di ogni piatto infine sarà esaltata dall'abbinamento al vino ritenuto più adeguato. Quest'anno abbiamo voluto due novità, è quello che con i nostri partner, con i nostri ragazzi, con nostro, i, nostri, come dire, i nostri chef abbiamo abbinato i vini. Eh, I vini perché sono del nostro territorio, sappiamo benissimo qual è la nostra eccellenza che abbiamo, non voglio fare nessun nome perché, per correttezza, però eh, sia con la Vini Italy che con tutto altro i nostri prodotti sono di ecce eccellenza. Tra gli obiettivi della manifestazione spiegano gli organizzatori quello di esaltare il maggior numero di eccellenze enogastronomiche provenienti da questo territorio. Vi posso garantire che tutta la Puglia, ovunque andiamo, noi sentiamo questi profumi. Dal paese di, di, di 20.000 abitanti a quello di, di, di 5.000 abitanti, sentiamo quei profumi che effettivamente la Puglia ha. E cioè, poi, quelle che sono nostra novità quest'anno: sono le erbe campestre dell'Alta Muggia. Nessuno ce l'ha qui. Quei prodotti naturali, nessuno dobbiamo ringraziare un imprenditore dello Smeraldo, eh, Luciano Papagna che ha messo a disposizione eh, i suoi luoghi con tutte le sue mega cucine perché chiaramente per realizzare eh, concorsi sia per allievi e quest'anno parteciperanno tre istituti alberghieri di Margherita, di, di Canosa e di Trani e quindi la possibilità di avere delle cucine che non è possibile però poterle realizzare in luoghi istituzionali. Questo sarebbe stato un vero peccato. Così come Barletta eh, pone a disposizione l'identità, la, la valorizzazione dei propri monumenti, della propria cultura, così chiediamo alle altre amministrazioni di condividere nello stesso modo. Con questo è tutto per il momento, noi ci rivediamo tra pochissimo dopo una breve pausa per il nostro TG Sportivo.